caldaie Immergas sono entrate per la prima volta nel mercato del clima domestico in Azerbaigian nel 2005 e già nel 2009 è iniziata la collaborazione con la società Euroclima di Baku, che ha portato all'inaugurazione della nuova sede Immergas Baku, con la presenza del presidente di Immerfin, Alfredo Amadei, e dell'ambasciatore d'Italia in Azerbaigian, Claudio Taffuri. La differenza è questa: operare in un paese, diciamo, da remoto non equivale ad operare nel paese essendo presente. Quindi la scelta che avete fatto è una scelta assolutamente adeguata, soprattutto in quest'area del mondo, che è carente di tecnologia. Cioè portare qui tecnologia, riuscire a farla, come dire, a dargli la continuità e addirittura, come dire, ad addestrare personale locale che possa seguire, diciamo, lo standard richiesto dalla vostra azienda, credo sia un'ottima politica. A 18 anni dalla prima caldaia venduta, commenta Alfredo Amadei, presidente di Immerfin e guida di Immergas, possiamo affermare che il binomio Euroclima-Immergas si posiziona stabilmente al top tra i leader di mercato a zero grazie all'innovazione e alla qualità delle soluzioni per il clima domestico. È un nuovo passo, ha detto Amadei, dopo l'acquisizione di una quota di partecipazione di una società canadese, la King Heating Products, azienda con sede a Vancouver, del nostro piano di internazionalizzazione. Lo scenario in cui si muove Immergas è uno scenario sfidante. Sicuramente con l'idea di sviluppo che abbiamo in questo fantastico paese avremo delle grosse opportunità per dare lavoro ai poli produttivi che abbiamo realizzato negli anni. Certamente possiamo annoverare quello slovacco, cioè quello di Poprad, dove il nostro storico partner si avvale appunto di una produzione all'avanguardia, per poi arrivare anche a prodotti che eventualmente per motivi di economicità possono essere realizzati negli stabilimenti che abbiamo in Cina o che abbiamo anche in Iran. È stato un progetto lungo, è stato un progetto molto sentito dall'azienda, quello di produrre oltre che in Italia anche in altre nazioni dove il costo della manodopera e la componentistica può essere conveniente, ma senza rinunciare a un concetto di qualità e di investimenti sui sistemi produttivi che sono all'avanguardia e simili o addirittura superiori a quelli che abbiamo in Italia. L'Azerbaigian è il paese più grande dell'area caucasica, sia per superficie che per popolazione, oltre 10 milioni di abitanti e 2 milioni nella sola capitale Baku. Le imprese italiane sono ben accolte e Immergas ha trovato una partnership importante con quote di mercato che continuano a crescere. Il maggior italian brand olan isitme soyutma isitme brand olan Immergas şirketini Azerbaycan'da temsil ediyoruz. Ve çok memnunuz ki bu cür keyfiyetli bir mensubu Azerbaycan'da bir temsil ediyoruz. Devo dire che quello che avevamo previsto si è avverato. Il binomio Immergas ed Euroclima è un binomio vincente nel mercato a zero. Abbiamo raggiunto una quota di mercato molto importante che è di circa il 40% per quanto riguarda gli apparecchi europei, mentre per quanto riguarda il mercato complessivo siamo una quota di mercato di circa il 25%, quindi siamo molto contenti dei risultati raggiunti grazie all'affidabilità dei nostri prodotti e dall'ottimo servizio che l'Euroclima ha messo in campo sia dal punto di vista della prevendita ma anche e soprattutto del post vendita. Pertanto la nostra evoluzione anche nel mercato zero sarà quella di proporre prodotti sempre più evoluti che vanno oltre alle caldaie tradizionali, ma il nostro obiettivo è proprio quello, tramite questa sede, anche di proporre nuovi apparecchi, l'evoluzione delle gambe a condensazione e soprattutto le pompe di calore e i sistemi ibridi che già si sono affermati in ambito europeo. Bizim Azerbaijan'da aslan yeni Immergas Azerbaijan ofisi, bizim müşterilerimiz için hayır olsun. Bura bizim yeni evimizde, bizim yeni teknolojilerle bağlı olan bütün problemlerin halli yalnız burada.